Negli ultimi anni l'Unione Europea ha investito molto su misure volte a promuovere il ricambio generazionale e in Italia oggi ne stiamo raccogliendo i frutti, con la nascita di molte aziende condotte da giovani, in netta controtendenza con quanto sta avvenendo negli altri paesi dell'Unione Europea. In Italia stiamo assistendo ad una vera e propria riscoperta dell'agricoltura da parte dei giovani. Infatti il nostro paese è al vertice in Europa per numero di giovani in agricoltura, con gli under 35 che sono alla guida di oltre 56.000 imprese nel 2018, con un aumento del 12% negli ultimi 5 anni. Tra i settori che maggiormente garantiscono un lavoro c'è l'agricoltura. È lei, infatti, a far registrare un maggior aumento delle ore lavorate con un balzo del 5,1%. Facendo così registrare la maggior crescita tra tutti i settori produttivi. L'agricoltura italiana ha fatto proprio il concetto della green economy e si conferma anche per i giovani un settore dinamico di grande attrattività. La multifunzionalità ha reso l'agricoltura un settore nuovamente attrattivo per i giovani che hanno deciso di investirvi, dando vita a delle realtà estremamente innovative, ponendo in evidenza la capacità del settore a prestarsi a percorsi non usuali ma sempre nuovi. La PAC rappresenta un elemento imprescindibile per garantire un vero e duraturo ricambio generazionale, nonché l'innovazione del settore stesso. Nell'ambito dello sviluppo rurale in tema di ricambio generazionale e innovazione, rileviamo le seguenti misure. Misura 611, aiuto all'avviamento di imprese ai giovani agricoltori, che prevede un premio fino a 70.000 euro per le imprese che attuano un piano di miglioramento aziendale. Misura 411, sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole, che nel caso specifico, oltre ad avere una priorità per il punteggio fino a 8 punti in più, è prevista una maggiorazione del contributo del 10% rispetto a quello ordinario. Un'altra misura strategica per il servizio delle nuove imprese è la misura 211, servizi di consulenza. Questa ha la finalità di promuovere l'innalzamento dei livelli di competitività delle imprese insieme allo sviluppo sostenibile del territorio. I servizi di consulenza erogati attraverso l'organismo PSR Innovazione sono rivolti ai giovani che si affacciano alla nuova attività, con pacchetti specifici nelle varie tematiche di interesse e ambiti di consulenza, e permettono alla nuova impresa di acquisire una consapevolezza appropriata della gestione aziendale. Misura 641, creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali. Anche in questo caso all'azienda condotta dal giovane agricoltore è prevista una maggiorazione di punteggio fino a 5 rispetto alle altre imprese. Un'altra opportunità importante per i giovani è la misura 16, con i progetti di innovazione che possono avere ripercussioni positive in termini di sostenibilità ambientale. Ho assaggiato in un ristorante qui della zona una entrecotte di bisonte. Sono rimasto così tanto colpito da questa carne che ho iniziato un percorso di studi e un percorso autorizzativo di 3 anni per riuscire poi a realizzare il mio sogno, quindi allevare bisonti allo stato brado in Umbria. Abbiamo reso questo allevamento, il primo allevamento di bisonte allo stato brado high-tech in Italia, in modo tale da evitare il contatto con l'uomo da parte degli animali, in modo che non subiscano stress, che nel loro caso è una componente molto importante, che poi va anche a ridurre l'assorbimento delle sostanze nutritive, quindi genera una bassa redditività. Come abbiamo fatto a ridurre questo stress? L'abbiamo dotati di dei microchip che misurano le informazioni che loro giornalmente vanno a registrare, ovvero attività motoria, attività ordinale, la temperatura corporea e tanti altri valori, oltre logicamente che è una tabella di incremento del peso grazie a una bilancia posizionata sotto la mangiatoia intelligente che li pesa e poi gli eroga la razione più corretta per quel capo in quel giorno in base a tanti valori e fattori, dando delle carni a bassissimo contenuto di grassi, carni ipocaloriche, ricche di omega 3 e omega 6 e con una percentuale di ferro estremamente alta, parliamo del 70% in più rispetto al manzo. La lana del bisonte, che è una lana che lui perde cambiando la muta a ogni cambio di stagione, è una lana estremamente sottile e quindi a micronaggio molto basso, la rende molto 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 simile al cashmere come
come spessore. Invece la pelle è una pelle che, pur essendo un bovino, ha delle caratteristiche di isolamento termico molto alte. È una pelle molto morbida, ben si adatta a qualsiasi tipologia di lavorazione e estremamente resistente. Poi possiamo realizzare calzature. Noi facciamo calzature su misura fatte da artigiani del luogo. Stiamo realizzando degli accessori di pelletteria, come cinture, borse,